Buonasera e bentrovati a Studio TV7. Oggi è mercoledì 20 maggio. In apertura parliamo di questo tentativo di rapina. Non è la prima volta che qualcuno entra in un'attività commerciale a Palermo intimando al titolare "dammi i piccioli". Così ha detto il rapinatore, che per fortuna è stato prima rallentato dai titolari e poi arrestato dai carabinieri. Ieri sera intorno alle 19.30 i carabinieri del nucleo radiomobile di Palermo, allertati da alcuni passanti che avevano segnalato una rapina in atto nella farmacia del Corso Ducoli, hanno tratto in arresto con l'accusa di tentata rapina aggravata ai danni di una farmacia Vittorio Giuffrè, palermitano di 47 anni, volto noto alle forze dell'ordine. I carabinieri entrati nell'esercizio hanno trovato un impiegato del titolare dell'attività impegnato a fronteggiare un uomo che poco prima, dopo aver colpito il primo con un pugno, gli aveva intimato di consegnargli l'incasso. Il rapinatore, bloccato con non poca fatica nello strenuo tentativo di sottrarsi all'arresto, veniva immobilizzato ed identificato in Vittorio Giuffrè. Il titolare della farmacia, in sede di denuncia, ha raccontato ai militari che intorno alle 19.25 si era presentato un uomo che, avvicinatosi, gli aveva detto con fare minaccioso: "dammi i piccioli, mi devi dare i piccioli". Il medico, a quel punto fatto il giro del bancone, l'aveva invitato ad uscire fuori dall'esercizio commerciale tenendolo sotto braccio. In quel momento Giuffrè, con un gesto fulmineo, gli aveva sferrato un pugno all'orecchio sinistro così violento da farlo cadere a terra. Solo l'intervento del collega, giunto dal retro bottega, essendosi accorto di quanto stava accadendo, aveva evitato il peggio. Vittorio Giuffrè, accompagnato in caserma, risultava sottoposto a libertà vigilata e con vari precedenti penali alle spalle, tra cui rapina. Su disposizione dell'autorità giudiziaria è stato tradotto presso il Tribunale di Palermo e giudicato con il rito direttissimo, al seguito del quale è stato sottoposto alla misura degli arresti domiciliari. Il popolo sovrano, giovedì su TV7 alle 21.15, confronto tra i candidati a sindaco di Carini. Un altro segnale inquietante a Castellammare del Golfo, una frana. Non è la prima volta che a Castellammare il costone roccioso cede, questa volta la terra è finita tutta sulla strada statale e per fortuna in quel momento non passava nessuno, ma giustamente c'è allerta, soprattutto dopo la constatazione dei vigili del fuoco che hanno verificato come quel costone roccioso è a rischio frane. Continua a sbriciolarsi Castellammare del Golfo dopo le frane e gli smottamenti di quest'inverno. Un altro episodio analogo si è verificato la scorsa notte. A venir giù diversi metri cubi di parete sabbiosa che hanno invaso buona parte della carreggiata della strada statale 187 che collega Castellammare con Alcamo Marina all'altezza dell'imbocco a nord-est della spiaggia Playa. L'allarme è scattato al centralino dei vigili del fuoco del distaccamento di Alcamo intorno alle 2, allertati dal commissariato di polizia castellammarese. Immediato l'arrivo sul posto dei pompieri che hanno provveduto a rimuovere la gran quantità di massi sabbiosi dalla trafficata strada. Fortunatamente nel momento in cui si è verificato il distacco non transitava nessuno da quelle parti, altrimenti sarebbe stato letteralmente travolto. I vigili del fuoco hanno girato la segnalazione all'ANAS competente per territorio, perché si tratta di strada statale. I tecnici dell'ente nazionale dovranno adesso vagliare quali contromisure adottare per mettere in sicurezza un costone che appare davvero fragile. Nella loro relazione i pompieri alcamesi hanno infatti evidenziato la pericolosità della zona e il rischio di frane come quella che si è verificata nella notte, che si potrebbero nuovamente ripetere. Il territorio di Castellammare è tristemente conosciuto per la sua alta franosità, dovuta principalmente ad una serie di fattori, non solo l'abusivismo edilizio, ma anche i frequenti e devastanti incendi che hanno divorato nei decenni centinaia di ettari di macchia mediterranea. Il popolo sovrano, giovedì su TV7 alle 21.15. Confronto tra i candidati a sindaco di Carini. Adesso parliamo di scuola. A Partinico non ci sono sedie e banchi a sufficienza e lo denuncia il gruppo consigliare Cambiamo Partinico, che punta il dito sull'amministrazione che a loro dire non ne ha la scuola tra le priorità per gli impegni di spesa. Era lo scorso mese di novembre quando il gruppo consigliare Cambiamo Partinico depositava in Consiglio Comunale un'interrogazione all'amministrazione Lobiundo affinché rispondesse dei disagi vissuti dal mondo della scuola a causa della mancanza di adeguati arredi scolastici.
Hanno aspettato 4 mesi per avere una risposta e alla fine il sindaco la diede in consiglio comunale, dicendo che la situazione non era drammatica come loro l'avevano descritta. Secondo il gruppo Cambiamo Partinico, era invece la solita tattica adottata dal sindaco per non rispondere nel merito dei problemi che loro continuamente sollevavano. Meglio dire che un problema non esiste anziché fare di tutto per risolverlo, secondo il sindaco. La verità, in quell'occasione, venne dagli uffici comunali che informarono i consiglieri del fatto che 64.000 euro previsti in bilancio non erano stati impegnati e di conseguenza spesi, in quanto, scriveva il responsabile dell'ufficio pubblica istruzione in risposta alla loro interpellanza, tenuto conto delle risorse economiche disponibili ad essere impegnate e al fine di garantire il rispetto del patto di stabilità, l'amministrazione comunale aveva ritenuto necessario operare delle scelte sugli interventi ritenuti prioritari. Cambiamo Partinico evidenzia che se oggi, come a novembre, gli alunni sono costretti ad una ricerca spasmodica di sedie prima di poter iniziare una lezione, è perché il sindaco di Partinico con la sua giunta hanno altre priorità. Evidentemente per loro, scrive Cambiamo Partinico, l'arredo scolastico, che è una cosa basilare, niente di straordinario, non rientra tra queste priorità. In quella circostanza il gruppo consigliere Cambiamo Partinico denunciò fortemente l'atteggiamento sconsiderato di un'amministrazione incompetente, secondo loro, che giorno dopo giorno sta trascinando il paese di Partinico in un degrado materiale, sociale e culturale. Il gruppo consigliere fu tacciato come populista ed istigatore, ma stavano soltanto denunciando l'ennesima situazione inammissibile, l'ennesimo disagio che i cittadini di Partinico ed in particolare gli alunni sono costretti a vivere ogni giorno. Il gruppo Cambiamo Partinico ritiene ora come allora che la scuola sia uno dei pilastri fondamentali della società e che quindi deve necessariamente rientrare tra le priorità di un'amministrazione. Se ciò non dovesse essere, allora in questo caso, come in tanti altri, l'amministrazione Lo Biondo ha fallito e continuerebbe a fallire, procurando danni che i cittadini del paese di Partinico stanno già pagando. La richiesta di Cambiamo Partinico a chi amministra il paese rimane la stessa: si ponga fine a questa situazione assurda, almeno adesso nel redigendo bilancio di previsione 2015, e parallelamente si finalizzi il percorso intrapreso dalla terza commissione consigliare con la proposta del regolamento sulla dotazione finanziaria delle scuole comunali, perso nei meandri degli uffici, perché come al solito l'amministrazione fa perdere tutto nel dimenticatoio. Questo regolamento consentirebbe alle scuole una maggiore autonomia finanziaria, molto importante considerando i tempi biblici con cui solitamente viene approvato il bilancio di previsione. Il gruppo Cambiamo Partinico spera che finalmente si ponga fine a questo problema che, come ogni questione a Partinico, da quando c'è la guida di Lo Biondo, non può essere definita un'emergenza, ma purtroppo la quotidianità. Il gruppo Cambiamo Partinico l'ho scritto con una lettera firmata da Valentina Speciale, Gianluca Ricupati e Giovanni Villeci. Il Popolo Sovrano, giovedì su TV7 alle 21.15. Confronto tra i candidati a sindaco di Carini. Da una notizia cattiva che riguarda la scuola passiamo ad una invece positiva, quindi spostiamoci a Cinisi, dove c'è un progetto in collaborazione tra MIUR, CONI e CIP, sposato dall'Istituto Comprensivo, che è iniziato a gennaio e si concluderà il prossimo 28 maggio. Vanessa Leone. Cinisi. Educare i bambini all'integrazione e trasmettere i valori principi dello sport come maestro di vita. Questi gli spunti da cui parte il progetto del MIUR in collaborazione con il CONI ed il CIP, iniziato all'Istituto Comprensivo di Cinisi nel gennaio scorso, che vedrà la sua manifestazione finale il 28 maggio nella palestra della scuola media. Durante la manifestazione percorsi sportivi ed esposizione di elaborati che coinvolgeranno i bambini di terza, quarta e quinta elementare, che si sono messi in gioco con molto entusiasmo, riferiscono le insegnanti. La tutor Angela Cusmano ci spiega le modalità e le finalità del progetto di cui è responsabile. Il progetto quest'anno è stato sull'integrazione, che non significa soltanto integrazione del disabile, ma significa integrazione a 360 gradi, perché lo sport è forse l'unica realtà dove non esistono barriere, dove non esiste differenza sociale, dove non esiste differenza razziale o di religione. Nella manifestazione infatti i bambini faranno dei percorsi sportivi, ma verrà esposto tutto il lavoro che hanno fatto durante l'anno scolastico.
Questi bambini hanno svolto un'attività veramente grande perché hanno recepito benissimo il messaggio che è stato dato, sono stati coinvolti e sono stati loro i primi che si sono messi in gioco, ma hanno messo anche in gioco me come insegnante e le insegnanti a far sì che il progetto andasse avanti. E nella fase finale del progetto andremo a svolgere dei giochi estivi. I giochi estivi vengono svolti in tutta Italia e sono la fase di chiusura. I giochi estivi qui per la scuola di Cinisi, per l'istituto comprensivo, si svolgeranno il 28 maggio nella palestra dell'istituto comprensivo, nella palestra delle scuole medie. Sono invitati tutti i genitori. Perché è giusto che anche i genitori vedano cosa hanno svolto durante l'anno i propri figli. E anche per dare un momento di gioia, di condivisione, di integrazione anche tra i vari genitori. Il progetto nella fase finale prevederà durante i giochi una fase proprio di attività ginnica. Ci sono dei percorsi organizzati, percorsi che sono molto facili, molto adattabili a tutti, perché ricordiamoci che anche i bambini con disabilità fisiche o mentali debbono poter fare insieme ai propri compagnetti questi percorsi. Ma non sarà solo questo, perché al di là del fatto proprio ginnico, noi abbiamo anche organizzato, abbiamo lavorato su degli elaborati, su cosa per i bambini significava integrazione. Il Popolo Sovrano, giovedì su TV7 alle 21:15, confronto tra i candidati a sindaco di Carini. Purtroppo adesso una spiacevole notizia, non ce l'ha fatta il ragazzo di Trappeto che è rimasto in coma 5 mesi dopo un incidente stradale in automobile. Si è spento la scorsa notte all'età di 19 anni il giovane di Trappeto Mirko Gangi, rimasto gravemente ferito in un incidente stradale la sera del 23 dicembre 2014 mentre stava andando a trovare la sua fidanzata. Il 19enne era alla guida della sua autovettura quando, per cause che gli inquirenti non sono riusciti ad accertare, l'auto sbandò sbattendo sul guardrail dopo un testacoda. Mirko Gangi stava percorrendo la strada statale 113 tra Villagrazia di Carini e Cinisi. I soccorsi di carabinieri 118 furono immediati, ma le condizioni del giovane apparvero subito molto gravi. Dopo 5 mesi di coma, Mirko Gangi non ce l'ha fatta. Per tutto questo tempo è stato ricoverato tra l'ospedale di Villa Sofia e quello di Cefalù, ma il suo cuore non ha retto. Mirko frequentava il quinto anno dell'Istituto Tecnico Industriale Vittorio Alfieri di Palermo. I funerali si svolgeranno ad Alia, paese natale del padre. Ci fermiamo per una sosta pubblicitaria dopo. Il Popolo Sovrano, giovedì 21 maggio alle 21:15. Confronto elettorale sulle amministrative 2015 di Carini. Sei i candidati alla poltrona di primo cittadino: Ambrogio Conigliaro, Eusebio Dalì, Silvana Gambino, Gianfranco Lopiccolo, Giuseppe Mannino, Giovì Monteleone. I sei candidati si confronteranno in diretta su TV7, giovedì 21 maggio alle 21:15. Il Popolo Sovrano, giovedì su TV7 alle 21:15. Confronto tra i candidati a sindaco di Carini. Il Popolo Sovrano, giovedì 21 maggio alle 21:15. Confronto elettorale sulle amministrative 2015 di Carini. Sei i candidati alla poltrona di primo cittadino: Ambrogio Conigliaro, Eusebio Dalì, Silvana Gambino, Gianfranco Lopiccolo, Giuseppe Mannino, Giovì Monteleone. I sei candidati si confronteranno in diretta su TV7, giovedì 21 maggio alle 21:15. Il Popolo Sovrano, giovedì su TV7 alle 21:15. Confronto tra i candidati a sindaco di Carini. Terrasini a fuoco, quello che era il locale famosissimo Due Dadi, è già vandalizzata la struttura perché è chiusa da tempo, adesso c'è stato un tentativo di incendio.
L'ex ristorante Due Dadi di Terrasini finisce nuovamente nel mirino dei vandali. Nella prima serata di ieri, intorno alle 20.30, i vigili del fuoco del distaccamento di Partenico sono dovuti intervenire per spegnere un incendio che era stato appiccato dal sottotetto dell'attività ristorativa che si trova in via Ettore Marioana, un tempo meta di moltissimi avventori e chiusa ormai da un anno. Sono stati alcuni residenti della zona a lanciare l'allarme vedendo del fumo che usciva dal locale, già ampiamente vandalizzato nel tempo, a cui mancano diverse porte e finestre. Facile quindi per chiunque introdursi all'interno della struttura. Il tempestivo intervento dei pompieri ha evitato che le fiamme potessero propagarsi ed alimentarsi e così i danni sono stati contenuti semplicemente a qualche oggetto bruciacchiato e all'annerimento delle pareti. Non sono state trovate dai pompieri tracce evidenti di dolo, motivo per cui si avvalora proprio questa ipotesi di qualche bravata. Il Popolo Sovrano, giovedì su TV7 alle 21.15, confronto tra i candidati a sindaco di Carini. E adesso Vanessa Leone ci parla della nuova legge ecoreati che permetterà da oggi di perseguire chi non rispetta l'ambiente, perseguire penalmente. Si chiamano ecoreati, in sostanza gli abusi sull'ambiente, che da oggi saranno perseguibili penalmente grazie alla legge appena approvata in Senato. Diverse le pene a seconda del tipo di reato, da 2 a 6 anni di reclusione, multa da 10.000 a 100.000 euro per inquinamento ambientale, da 5 a 15 anni invece per disastro ambientale. Traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività è punibile con pene dai 6 ai 2 anni di reclusione e multe dai 10.000 a 100.000 euro. Omesso controllo da 6 mesi a 3 anni e omessa bonifica da 1 a 4 anni con multe da 20.000 a 80.000 euro. La nuova legge prevede anche la riduzione di pena per delitti ambientali colposi e sconto per coloro che collaborano con le autorità al fine di evitare il perpetrare del danno. Infine, sempre la legge obbliga il condannato al recupero dello stato dei luoghi lesi. Non più semplici infrazioni, quindi, ma veri e propri reati che si spera dissuadano i singoli cittadini a osservare le regole di salvaguardia dell'ambiente, le istituzioni e le amministrazioni a vigilare sul territorio. Nel nostro comprensorio non è una cosa rara imbattersi in vere e proprie discariche di Eternit in piena campagna e i danni di questo e di altri materiali sono ormai conclamati. Il Popolo Sovrano, giovedì su TV7 alle 21.15, confronto tra i candidati a sindaco di Carini. E a proposito di ambiente, gli uomini della Capitaneria di Terrasini hanno colto sul fatto dei pescatori di frodo, pescatori di ricci, ne avevano presi oltre 3.000, sono stati rintracciati e chiaramente i ricci ributtati in mare, loro i tre pescatori denunciati e multati, pensate, ben 8.000 euro di contravvenzione. 3.000 ricci di mare sequestrati a Trappeto dalla Guardia Costiera di Terrasini. La pesca del riccio, oltre ad essere proibita nei mesi di maggio e giugno, non può essere effettuata con l'ausilio di bombole d'ossigeno. Gli uomini dell'Ufficio Circondariale Marittimo di Terrasini, coordinati dal comandante Stefano Lamanna, dopo un lungo appostamento nei pressi dell'approdo di Trappeto, hanno verificato la presenza in mare di 3 uomini con addosso una muta da immersione, intenti alla pesca del riccio di mare. Gli stessi pescatori, dopo essersi accorti della presenza dei militari, si sono diretti con il proprio natante verso la spiaggia di San Cataldo, dove hanno sbarcato il riccio e velocemente uno dei 3 a tutta velocità è scappato verso il vicino approdo di Trappeto. Ad attenderlo però lì c'era una pattuglia che ha immediatamente bloccato il giovane pescatore e provveduto all'immediato sequestro dei ricci, oltre che del gommone, dopo un inseguimento con il natante raggiunto e costretto ad arrestare la propria corsa. Alla fine dell'operazione i ricci sono stati rigettati in mare. Ai 3 pescatori è stata fatta una multa di 8.000 euro. Il Popolo Sovrano, giovedì su TV7 alle 21.15, confronto tra i candidati a sindaco di Carini. E adesso parliamo della Beata Pina Suliano. Ieri nell'anniversario della sua morte c'è stata la processione che è stato il culmine dei festeggiamenti in onore della Beata di Partenico che si sono svolti da sabato scorso appunto a ieri sera. Poi la statua della Beata è rientrata al santuario. Partenico in festa ieri sera per la processione del simulacro della Beata Pina Suliano nel giorno in cui ricadeva l'anniversario del 65° anno dalla sua scomparsa, il 19 maggio del 1950.
Tanti fedeli hanno accompagnato il corteo per le vie principali del paese insieme alle autorità civili e militari. Al suo rientro in chiesa la statua è stata posta al centro della navata principale del santuario per qualche minuto, dando quindi la possibilità ai fedeli di accarezzare e baciare il simulacro. Da tempo si parla di presunti nuovi miracoli per intercessione della serva di Dio e i casi sono allo studio del Vaticano. Dall'esito dipenderà la sua nomina santa. Come già anticipato comunque dal rettore del santuario di Partenico Giuseppe Geraci, la chiesa partenicese si affiderà proprio nelle mani di Monsignor Domenico Sigalini, assistente generale dell'Azione Cattolica Italiana, per portare avanti il processo di santità. Padre Geraci, le ho appena sentito dire stanchi ma soddisfatti. Devo dire veramente, perché quest'anno, ecco, ci siamo impegnati per la festa della Beata Pina Suriano, in quanto è da un anno che c'è la confraternita, prima c'era un comitato. E quindi l'anno scorso l'arcivescovo il giorno della Beata portò, ecco, il coso della confraternita, e quindi sono contento. Poi abbiamo avuto qua tante manifestazioni di carattere spirituale. Abbiamo iniziato sabato con quel musical, sono venuti da... Padre Geraci, però sai una cosa, viene spontaneo chiedersi, considerato come venerata Pina Suriano a Partenico, perché soltanto pochi intimi accompagnano adesso a casa Pina? Ma devo dire che questa sera c'era tutta Partenico per la processione e mi devo congratulare con i partenicesi e devono amare di più la nostra Beata, perché qua vengono pellegrine da tutta la Sicilia. Domenica io ho avuto tre pullman da Agrigento, sono partite con la pioggia, con l'acqua, però sono arrivate qua. Dobbiamo dire che Pina Suriano deve dare un messaggio alle persone di oggi. Lei è morta nel 1950, i tempi sono cambiati, però ecco, Pina Suriano ci deve insegnare ad amare Dio ed amare il prossimo. Pina Suriano è stata una ragazza meravigliosa e deve essere di esempio a tutti i ragazzi di Partenico. Si fanno tanti sacrifici, ma non è facile poi, insomma, portare fuori di casa la gente, anche se per Pina Suriano, insomma, che a Partenico e non solo, è amata tanto. Noi questa sera concludiamo i festeggiamenti e le concludiamo veramente in una forma solenne. Abbiamo festeggiato il decennale della beatificazione, abbiamo festeggiato il centenario, oggi si concludono, oggi è il clou di questi festeggiamenti. Dobbiamo dire che santuario e confraternita ci siamo impegnati in queste manifestazioni liturgiche che ricorrono proprio per il 19 maggio nel volere portare avanti quella che è la spiritualità di Pina. Non abbiamo fatto spettacoli vari e quant'altro, ci siamo occupati soltanto di liturgie, ci siamo occupati di un musical che proprio rappresentava la vita della Beata, appunto per tentare dove è possibile di divulgare, di fare conoscere quanto più possibile la vita della Beata. E noi abbiamo fatto un giro, e un giro per tutta la diocesi, siamo stati accolti da parecchie parrocchie della diocesi, perché? Per portare il messaggio di Pina, per portare e fare conoscere quelle che sono le virtù eroiche di Pina. Pertanto compito nostro è quello di divulgare Pina. Pina è una cittadina di Partenico, Pina è nostra e noi abbiamo il compito di curarla, abbiamo il compito di seguirla, abbiamo il compito di
Pina è da esempio per noi e noi dobbiamo tentare in tutti i modi di fare conoscere Pina per quelle che sono state le virtù che in ogni casa ha voluto dare alla cittadinanza di Partenico e al mondo intero, e come tale dobbiamo cercare di quanto più possibile imitarla e cercare di essere sante come santa lei. Tu sei grande, Signore nostro Dio, Lore. Non ci sono notizie dell'ultima ora, vi ringrazio per averci seguito, vi ricordo che oltre al TG potrete seguire anche ogni ora in alternativa il TG breve, 2 minuti e mezzo di informazione alla giornata. Grazie ancora per averci seguito e arrivederci. Il Popolo Sovrano, giovedì 21 maggio alle 21.15, confronto elettorale sulle amministrative 2015 di Carini. 6 i candidati alla poltrona di primo cittadino: Ambrogio Conigliaro, Eusebio Dalì, Silvana Gambino, Gianfranco Lopiccolo, Giuseppe Mannino, Giovì Monteleone. I 6 candidati si confronteranno in diretta su TV7, giovedì 21 maggio alle 21.15. Il Popolo Sovrano, giovedì su TV7 alle 21.15, confronto tra i candidati a sindaco di Carini.